Abbiamo avuto ieri finalmente il decreto finale di finanziamento del nuovo ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno. Partiremo, credo, con la gara per realizzare l'ospedale entro il mese di gennaio. Entra nel vivo la procedura di Per quanto realizzazione riguarda l'ospedale dell'ospedale unico di unico della Piana del Sorrento, Sele, che nascerà tra si battipaglie ed stanno eboli. A completando i ribadirlo è lavori stato il governatore misurabili della Campania, idrogeologici Vincenzo De Luca, che ha nell'uomo per comunicato che prevenire. saranno reperiti ulteriori 100 milioni di euro per costruire la nuova struttura sanitaria e nei prossimi giorni saranno convocati gli amministratori comunali di battipaglie ed eboli. Avremo, credo, nei prossimi 10 giorni un incontro con il direttore generale dell'ASL di Salerno, con gli amministratori dei comuni di Battipaglia e di Eboli, per fare una valutazione finale sull'ospedale unico della Piana del Sele. Ovviamente, al di là della localizzazione, dobbiamo reperire un altro centinaio di milioni di euro per realizzare l'ospedale unico. Altrimenti continuiamo a fare chiacchiere. Maggiori input sulla realizzazione dell'ospedale unico della Piana del Sele erano stati chiesti nei giorni scorsi dai primi cittadini di Battipaglia ed Eboli, Francesa e Conte, durante la puntata di Fatti e Dintorni andati in onda su Sud TV giovedì scorso, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, e Damiano Capaccio, consigliere comunale di Eboli e primario del nosocomio ebolitano. Quello che abbiamo bisogno è che si muovano e ci diano delle forze, ma soprattutto se è vero che c'è la volontà di porre fine a questa storia e di creare un ospedale unico e efficiente, vogliamo sapere i tempi, innanzitutto i soldi, dove stanno, quanti sono e se ci sono depositati, e i tempi, inizio e fine, il progetto esecutivo vero, inizio e fine, quando iniziano e quando finiscono, non è che deve essere una struttura che termina nell'infinito, è chiaro che fino a che non lo costruisci i due ospedali rimangono in piedi e quindi Certo. cerchiamo di potenziare quello che rimane. Che cosa deve fare l'ASL in questo momento? Cioè deve mettere in piedi una struttura anche burocratica, anche diciamo tecnica, perché hanno le risorse, ma non riusciamo a spenderle, cioè non riusciamo a fare quegli interventi minimi di manutenzione straordinaria nei nostri ospedali che invece vanno fatti immediatamente. Per migliorare quella che è la condizione del pronto soccorso di Eboli, come si dice, di alcuni reparti che in questo momento hanno bisogno di questi interventi. Ma anche sul piano del personale, se noi sbagliamo la procedura del concorso, mi pare evidente che dobbiamo evitare questi tipi di errore.